Sono Marco Carosone e Giuseppe Cipollone, gli imprenditori che hanno deciso per ora di mollare. Due parole, solo due parole, per annunciare una decisione sofferta che ha scatenato però una marea di reazioni anche sui social. Una scelta per rispondere evidentemente alla crisi energetica che ha portato anche alle attività aquilane bollette da incubo, senza considerare quello che dovrà arrivare per il riscaldamento in una delle città più fredde d'Italia. Una mossa dirompente, non c'è che dire, la prima in centro storico, che probabilmente sarà seguita da altre attività per le quali i costi sono divenuti insostenibili. I due imprenditori hanno incassato la solidarietà di tanti colleghi del centro e di tanti clienti. Del resto è un gatto che si morde la coda, le famiglie sono alla canna del gas, il futile viene eliminato. Di conseguenza le attività risentono del calo e hanno costi di gestione altissimi. Si chiude adesso, insomma, per non morire di fame domani. Questo è il concetto. Lockdown energetico, arrivederci a primavera. Questo è il cartello che è comparso in un'attività commerciale in pieno centro storico all'Aquila, nella centralissima Piazza Duomo, un'attività che grazie al coraggio di due imprenditori aveva aperto i battenti qualche anno fa. La crisi però, soprattutto il caro consumi, porta a queste scelte. Sentendo un po' gli umori dei commercianti della piazza, molti seguiranno questo esempio perché è diventato davvero difficile convivere con questi costi delle utenze davvero esagerati. Il problema è grande e molti probabilmente per avere meno costi, è una cosa bruttissima, ma le attività oggi conviene stare chiusi che stare aperti, perché lavorare, costi energetici alle stelle e la clientela non, in prospettiva, quello che ci preoccupa è la prospettiva, non uscirà perché non ci avrà soldi da spendere, no, avremo spese enormi. Quindi, come si dice, è meglio stare a casa che lavorare e perdere. Non basta il guadagno, diciamo, per pagare le bollette. Assolutamente, stiamo capendo quando si rimette tutti i mesi. Fino a mo' ancora io non chiudo perché do un servizio e non chiuderò, è contro la mia idea, ma se ci dobbiamo rimettere 2, 3, 4 mila al mese si rivaluta tutto, insomma.